Battle Bulls è più grande di un semplice gioco. Combina le meccaniche popolari dei Clicker Game e della Battle Mode, offrendo col contempo l'opportunità di guadagnare le criptovalute reali. Come? È quello che spieghiamo in questo video. Su Battle Bulls, il bilancio più importante è quello del reddito per ora. È questo saldo che può essere convertito durante l'airdrop nel Bull Split, il token che è la chiave del profitto. Una volta in possesso del token Bull Split, è possibile venderlo in borsa o utilizzarlo per aumentare il proprio profilo con la tecnologia dello splitting. Il primo metodo è adatto a chi vuole trarre un vantaggio immediato, mentre il secondo è ideale per chi vuole aumentare il proprio profilo a lungo termine. Una volta in possesso del token Bull Split, potete unirvi al pool di gioco che offre ricompense giornaliere ai suoi partecipanti. Per iniziare a ricevere le ricompense è sufficiente congelare il Bull Split. Dopodiché potrete iniziare a richiedere e ricevere ricompense giornaliere dal pool. Il processo di ricezione delle ricompense continuerà finché i token Bull Split rimarranno congelati. Le criptovalute ricevute come ricompensa dal pool di gioco possono essere vendute immediatamente in borsa, fissando il profitto o continuare ad accumularle. Questo modo di guadagnare ricompense in criptovalute di cui vi abbiamo appena parlato si chiama splitting. Si tratta di una tecnologia innovativa grazie alla quale anche un appassionato di criptovalute alle prime armi può guadagnare ricompense in criptovalute. Tutto ciò di cui avete bisogno per farlo è uno smartphone. I giocatori di Battle Bulls hanno l'incredibile possibilità di partecipare al pool di gioco e allo splitting in modo assolutamente gratuito, aumentando il loro reddito per ora perché è da questo saldo che avviene l'airdrop. Se non state ancora giocando a Battle Bulls, allora affrettatevi, entrate nel gioco. Potenziate il proprio personaggio, aumentate il reddito per ora per ottenere il maggior numero possibile di token Bull Split nell'airdrop.